ogni cristiano non sa, non sperimenta, non si umilia, perché essere al 50% tante volte vuol dire dare il 50% a Dio, ok? Del mio spazio, dei miei progetti, della mia mente. D'altronde, se sentiamo le parole del canto che ha detto, no? Tu mi risusciti, tu mi dai vittoria. Vedete? Come fai ad avere vittoria, risuscitare, guarire, avere la gioia se non c'è colui che te la può dare? Quindi noi pensiamo di essere al 100%, ma poi la vita ci insegna che falliamo. Ecco perché veniamo a Cristo. E lì ci accorgiamo che almeno il 50% dobbiamo darlo a Dio. Tornando al messaggio di domenica, abbiamo visto anche il canto oggi, dove diceva la lode, no? Che noi lodiamo il Signore. Avete visto che siamo partiti in un modo, come in un cerchio, per poi chiudere il cerchio. Ogni messaggio deve chiudere un cerchio, no? Siamo partiti che Dio dimora nelle lodi del suo popolo. Quindi Dio abita nelle lodi, ma non di tutti, ma del suo popolo. E il suo popolo è quelli che credono, quelli che hanno fatto una decisione, si sono battezzati, si sono ravveduti e rimangono popolo di Dio. Tutti sappiamo che il popolo di Dio ha avuto alti e bassi, molti sono morti. Perché? Perché tante volte non si comportavano da popolo di Dio. Va bene? Quindi, se noi a un certo punto non riusciamo più a lodare, è perché non ci stiamo comportando come Dio vuole. Va bene? E cosa succede? Che, come abbiamo visto, ci sono tre situazioni che bloccano l'essere benedetti, il popolo di Dio: la tradizione, la religiosità e le ferite, no? Quindi queste tre cose, o una di queste tre, o più di una, o tutte e tre in alcuni casi, cosa fanno? Ci distaccano dalla presenza di Dio. E quando siamo incappati in una di queste tre cose, non riusciamo più a lodare Dio, non ci piace lodare Dio. Lodare non è cantare, lodare è rendere gloria a Dio, stare insieme a Lui, vivere per Lui, metterlo in ogni area della nostra vita, lavoro, salute, famiglia, finanza, tutto, gioia, ferie. Amen? Questo è lodare Dio. Quindi, ok, io sono uno di quelli. Poi abbiamo letto il versetto: venite a me, voi che siete stanchi e travagliati, oppressi, e io vi ristorerò. Abbiamo visto che la parola ristorare vuol dire rimettere a posto qualsiasi area della tua vita, emotiva, spirituale, fisica, lavorativa, finanziaria, coniugale, perché lui... Non tutti, è chiaro che parla di ristorare, la prima cosa che ci viene in mente è: c'ho fame, mi dà da mangiare. Ok? Ma non mica possiamo andare da Dio ogni volta che abbiamo fame. Quando andiamo da Dio? Quando abbiamo bisogno di fare qualcosa che non siamo più in grado di fare. Ora Dio, voi che siete oppressi, stanchi, travagliati, che non ce la fate, venite a me e io vi ristoro. Quindi, dopo aver capito che cosa ci ha allontanato dalla lode di Dio, sentiamo l'invito di Dio a essere ristorati, quindi rimessi a posto, amen? Per far che cosa? Per ritornare a lodare. Vedete? Lodare, sbagliare, trovare Dio che mette a posto ogni cosa, una volta messi a posto ogni cosa, per ritornare ad essere il popolo di Dio, amen? Ecco perché non devi aver paura di niente. Qualsiasi sia la minaccia che è sulla tua vita, tu devi vederla come un cane che abbaia. Non è Dio, chiaro? Dio non mette colpe, Dio ci riprende, però ci chiama a venire. 50% chiediamo aiuto, 50% ce lo dà. 50% ci dice di venire, 50% dobbiamo andare. Ok? È una fede di ascoltare e fare, va bene? Alcune volte dobbiamo ascoltare per ubbidire, altre volte dobbiamo fare, ma sempre con l'aiuto di Dio. Questa è la bella notizia, che abbiamo un socio che si chiama Gesù, amen? Amen. Dio è sempre a fianco a noi, giorno e notte, in ogni luogo. Ecco perché possiamo avere un socio che non ci abbandona mai.
Tu non puoi dire Dio non mi ascolta, Dio non mi trova, Dio non mi aiuta, no. Dio è in ogni luogo, ama tutte le persone e se dice a noi di perdonare 70 volte 7 vuol dire che lui lo fa nei nostri confronti. Quindi se tu sei una persona che fai l'autovittimismo e Dio non mi perdonerà, Dio ce l'ha con me, no, devi solamente capire che Dio perdona, smetti di piangerti addosso perché lui ha pagato il prezzo della tua vita, ok? Tu ci metti la vita, Dio ti mette la salvezza. Quando siamo in difficoltà, essendo credenti, ci dobbiamo ricordare la parola di Dio. La prima cosa che dobbiamo fare quando siamo in difficoltà, cos'è? È andare a prendere la parola di Dio come la cassetta dei medicinali e prendere la parola per l'ansia, la parola per la depressione, la parola per la malattia fisica, la parola per la paura, no? la parola per il peccato, la parola per la vittoria. La parola ha tantissime spiegazioni, ha tanti esempi e devi solo ricordarti di scegliere quella che va per lo scopo giusto. No, tu non prendi le vitamine per il mal di testa, devi prendere la pillola per il mal di testa, con le vitamine non ti passa. E così ogni parola è specifica. Però vedete, ho detto, quando siamo in difficoltà, essendo credenti, perché il credente, a differenza nostra, il non credente, a differenza nostra, non sa che la Bibbia è il cassetto delle medicine. Noi prima non sapevamo che qui c'era la risposta per ogni nostro problema, amen? Che sia malattia fisica, emotiva, mentale o spirituale, qui c'è dentro tutto, amen? Ecco perché il credente, il popolo di Dio, deve conoscere la sua parola. Perché d'altronde tu non puoi conoscere Gesù sentendo le prediche. Tu devi avere un rapporto personale. Tutte quelle persone che prendono gli appunti e poi li danno ad altre persone, chi le prende non ha capito niente. Perché sta prendendo un cibo già masticato. E di tutte queste parole, perché quando facevamo le cellule dicevo, non fate dire il messaggio a una sola persona, devi dire solo che cosa ti ha colpito, perché la cosa che ha colpito te non ha colpito me. Quindi se io ti dico quello che mi ha colpito a me, salterò dei passaggi. Quindi io ho capito l'80%, ti do il mio 40%, quindi alla fine cosa hai capito? Neanche un terzo. E magari in quello che io ti dico non c'è la parola che ti fa dire è vero, perché non tutto il messaggio ti dirà è vero, ma una parola, un esempio dirà mi ha toccato, così voglio essere, per questo non riesco a vincere una determinata cosa, perché la parola di Dio a questo serve, no? Ad avvicinarci a Dio. Io non mi aspetto che voi dovete dare un voto a quello che dico, non mi interessa che voto mi date. Ma voi dovete sentire che quello che dico viene da Dio e ognuno deve prendere il suo. Amen? Perché Dio non permette che la sua parola cade nel vuoto. Anche se tu ti senti vuoto, tranquillo, cade in un terreno. E le persone che ascoltano la parola non saranno mai più le stesse. Arrabbiate, felici, guarite, liberate, ma ognuno avrà un esito della sua parola. Lui ha una risposta e un consiglio, una direttiva per ogni situazione. Ecco perché Gesù ha detto, l'uomo non vive di solo cibo, ma di ogni parola che esce dalla mia bocca. Tu stai vivendo, io sto vivendo, noi stiamo vivendo perché stiamo mangiando la parola di Dio. Le persone che non leggono, non mangiano la parola di Dio, stanno morendo, si stanno ammalando. Si vede una persona che non legge la parola di Dio, perché quando parla, non parla delle cose di Dio. Quando è in difficoltà, non riesce a superarle, perché? Perché non ha mangiato quel cibo che cambia la vita. No? Cielo e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai. C'è gente che vuol far pensare che il Dio di oggi dice cose diverse dalla parola di Dio. I falsi profeti.
No? Ma noi come facciamo a dire questo ha ragione e a questo torto? Se io non leggo la Bibbia, io dirò amen a tutto quello che viene detto di Gesù. Ecco perché negli ultimi tempi l'amore di molti si raffredderà. L'amore verso Dio, l'amore verso la parola, l'amore verso lo Spirito Santo. Tu non puoi pensare che sarai felice se senti l'amore di un uomo o di una donna. Se tu non hai l'amore di Dio, non comprenderai neanche l'amore delle persone. E soprattutto il vero amore è dare, non chiedere. Amen? Amen? Dobbiamo essere quelli che lo dicono e quelli che lo insegnano. Ecco perché la gente è infelice, perché vuole. Ma l'amore è dare, esattamente il contrario. Amen? Date e vi sarà dato. Quindi, chi è che si ricorderà di noi? Quelli che abbiamo amato. Chi è che pregherà la nostra morte? Chi avremo odiato? È importante. Se ami, per forza si ricorderanno di te. E noi come cristiani, al di là, noi non dobbiamo amare perché ci danno qualcosa, perché mi dici grazie. Questa è la falsa umiltà, ok? È orgoglio, faccio le cose per essere visto. Non mi vedi, non le faccio più. Ma credetemi, queste cose si fanno anche a casa poi, eh? Non è che a casa cambia. Tante volte siamo genitori e abbiamo lo stesso atteggiamento. Se ci rispettano bene, se non ci rispettano te la faccio pagare. Non è così. Dobbiamo dare, punto. In Prima Pietro, bellissimo, capitolo 2, versetto 2 dice: come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola, affinché per suo mezzo cresciate. Bellissimo. Come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola. Vedete? Sono diventato nonno, quindi vedo la nipotina che mangia il latte e mi ricordo i miei figli, no? E in quel latte mangiano solo il latte, non gli dai nient'altro. Niente, né un biscotto, né una bistecca, né un succo di frutta, il latte, basta. Latte della madre, latte artificiale, ma il latte. Ok? E cosa dice? Attraverso questo latte crescerai. Attraverso questo latte crescerai. E il bambino non si lamenta, non vuole altre cose. Quando diventiamo grandi vogliamo altri cibi. Il puro latte della parola. Puro latte della parola. Quei bambini per 6, 7, 8, 9 mesi, qualcuno anche di più, vivono solo di latte materno. Ecco perché Gesù ha detto: l'uomo non vive di solo pane, carboidrati, aveva ragione che faceva male, lo diceva già, ok? 2000 anni fa, altro che le diete. E cosa dice? Che quando noi mangiamo della sua parola, noi viviamo, noi cresciamo. Quindi è buono venire in chiesa, ma ognuno ogni giorno deve passare il suo bel tempo meraviglioso con Gesù, amen? La gente è innamorata quando parliamo a loro di Gesù, perché dice: ma tu credi veramente in quello che c'è scritto? Ma tu veramente leggi tutti i giorni quello che Dio dice? Sì, perché è Lui che mi sta facendo crescere. La mia spiritualità è proporzionale al mio tempo passato con Dio. La tua spiritualità è proporzionale al tempo e all'ubbidienza che passi con Dio. Amen? Però se lo fai, il bambino si preoccupa di crescere? Il bambino si preoccupa della qualità? Il bambino mangia quello che gli dai e cresce. E così è la parola. Siate come i bambini che mangiano il latte puro, perché cresceranno. A un certo punto ti troverai grande, dici: ma come hai fatto ad arrivare qua, ad essere questa persona meravigliosa, spirituale? Come hai fatto? E ti renderai conto di questo versetto: ho mangiato il latte spirituale di Gesù. La parola di Dio è il latte spirituale di Dio, amen? È questa che ci fa crescere. Non c'è nient'altro, lo devi gustare tu, lo devi mangiare tu. Quando entra la parola di Dio porta vita.
In 2 Pietro 1,19 dice, questo per enfatizzare che dobbiamo dipendere dalla parola, noi abbiamo anche la parola profetica più certa, a cui fate bene porgere attenzione, come una lampada che splende in un luogo oscuro affinché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Non sorge sul mondo, sorge sulle persone che la leggono. Negli ultimi tempi accadranno che uomini, donne, dette di Dio, diranno cose pericolose che se potranno devieranno la fede. Ma solo chi ha mangiato il latte sentirà che quello che ha mangiato a un certo punto diventa qualcosa di profetico, cioè qualcosa che ti fa vedere come stanno veramente le cose. E da cosa te ne accorgi? Che una luce brilla su di te. E allora quando la luce brilla su di te, tu non vai in cerca di altre luci. Chi è che sbaglia? Chi va seguendo le luci? Ma Dio ha detto, così come nel giorno della Pentecoste, una luce, una fiamma scenderà su di voi. Dio vuole che ognuno di noi cresca, Dio vuole che ognuno di noi capisca, Dio vuole che ognuno di noi diventi maturo e profetico, il 50%. Tu metti il corpo e Dio mette lo spirito. Amen. Tu metti la fede e Lui mette la potenza. Lui ha bisogno di noi. Lui senza noi, a chi la dà questa roba? A nessuno. Noi senza di Lui cosa riceviamo? Niente. Amen? Vedete come Dio poteva benissimo cambiare questa teoria? Invece l'ha lasciata così. Ha voluto fare un patto. Quando Gesù dice che vuole fare il 50% con noi, è un patto, è una promessa. È un dono. È una meravigliosa esperienza. Chi ha conosciuto Dio può dire è vero, Dio ha ragione. Non mi posso permettere di contestarlo, non mi posso permettere di cambiare la parola di Dio. No, c'è scritto chi sposta una sola virgola è maledetto, anche se va in chiesa. Possiamo dire noi a Dio cosa deve fare? Lui ha detto i vostri progetti non sono i miei progetti. I vostri pensieri non sono i miei pensieri. Ecco perché in un'altra parte dice sottomettete i vostri pensieri a me. Non è che vuol dire non discutere, mettili al mio vaglio. Io li valuto e ti dico questo sì e questo no. E poi, se Dio ti dice no, ci sarà motivo. Dio sa tutto, giusto? Mi fido di Dio? Allora come Gesù dice no e io dico ma sai però... Stai discutendo con Dio, stai dubitando della parola di Dio, pensi che Dio mette pesi e non li toglie? Quando hai questa certezza, allora chiunque venga ad abbaiare, tu non hai paura. Tu sai che puoi cambiare il mondo, il tuo mondo, la tua vita, la tua testa, il tuo cuore, la tua famiglia. Amen? Ancora oggi. Noi possiamo fare delle cose meravigliose. Vedete, quella ragazzina che ha pure un morbo è andata a predicare per modo di dire, sulla conservazione del pianeta per la plastica, per il cambiamento climatico e tanta gente l'ha seguita, no? E se andavamo noi a dirglielo sotto forma di cose spirituali, no? Noi non ci vediamo lì a parlare? Non ci vediamo in piazza o con gli amici o fare una festa in casa e dire venite perché vi voglio far vedere il mio socio in ogni cosa? Ho dei familiari ma hanno dei problemi, portali con tutti i problemi. A casa mia c'ho lo smaltimento differenziato, so dove metterli, amen? Anche detto così, verranno tutti a casa tua, amen? Fai una spaghettata, fai un riso freddo, una cosa di frutta mista, no? Dove fa caldo, venite, vi offro io una cosa, come si chiama? Macedonia. Ok? E poi gli parli del tuo Gesù, gli parli come guarire, come, avete un problema, siete tristi, hai dei figli, hai delle difficoltà, il dottore ha detto qualcosa su qualcosa, hai rischi di perdere il lavoro, vuoi trovare un lavoro? Ok, ti parlo del mio socio, cosa ha fatto con me e cosa può fare con te. Punto. Siamo così?
Siamo così? A quelli del piano di sotto lo stavo chiedendo. Che qui mi sa che... Amen? È importante. Se lo fai, Dio ti benedice. Date e vi sarà dato. Non rimanere sempre a quello che non vuole capire. No, ma c'è da portare qualcuno. Portano sempre la stessa persona. Lasciala. Lasciala là. Non perdere tempo. No? Chi vuole essere salvato, viene. Però ha bisogno di sentire. No? La donna che da 12 anni perdeva sangue, sentiva parlare di Gesù, ha detto ok, devo andarla a trovare. Il centurione ha sentito che c'era qualcuno più importante del suo generale, è andato a trovarlo. La bambina, la donna con la bambina sirofenice ha sentito che Gesù, tutti hanno sentito e sono andati, amen? Poi tu puoi andare in mezzo alla piazza, metti a predicare, chi vuole venire viene, chi ti vuole tirare i pomodori te li tira. Non è un problema. Male che vada, hai fatto spesa. Proprio perché Dio è sempre a fianco a noi, quando abbiamo un problema, Lui ci mostra dove ci vuole portare, cosa vuole fare. Cosa ha fatto con Abramo? Vieni qua, Abramo, vieni. Esci fuori dalla tenda. Guarda. Guarda il cielo. Me? Immagino che Abramo... Me? Riesci a contarle? Ma quante sono per te? Non so se arrivavano a miliardi a contare una volta, non so. Tot, bravo. Io ti darò tanti discendenti così. Ritorno nella tenda. Ok? Ma gliel'ha fatto vedere. Dio ti porterà sempre a vedere quello che vuol fare nella tua vita. Ma per farlo, per poterlo vedere, devi andare con Gesù. Amen? Pietro, Giovanni e Giacomo sono andati sul monte con lui e hanno visto la trasfigurazione. Sempre Dio ti porterà nella stanzetta dove tu preghi e ti farà vedere come risolverà il tuo problema. Se tu vai nella tua stanza, vai alla presenza di Dio e preghi, quando sei alla sua presenza, vedrai che ti dirà, allora vedi, tu sei qui e questo è il tuo problema. Io voglio fare così, per fare questo tu mi devi ascoltare, hai capito? Avete mai sentito Dio che vi parla così? Come vi parla, scusate? Due sono le cose, o non vi ha mai parlato o non avete mai portato un problema a Dio. Comunque io faccio così, ok? Prendimi per pazzo, ma io quando prego vado nella stanza, chiudo tutto, o vado giù in ufficio perché è venuto a trovarmi là, e io comincio a pregare, dico, Signore, da dove si inizia? Non lo so. Cos'è giusto fare? Fai così, scotta troppo, è difficile, non saprei come farlo, come fare, cosa dire, qual è il momento. Non ti preoccupare. Intanto sappi che è così. Ok? Poi mi incoraggio dicendo, ok, Signore, se lo dici tu, te la vedi tu, perché noi due siamo soci. Amen? Quando io vado davanti al problema... Dico, senti il problema, mi manda Gesù, quindi vedi tu cosa devi fare. Mi vuoi mordere? Ricordati che il 50% è Dio. Se ti morde, allora il piano non era di Dio. No? Quando le cose non vanno bene, evidentemente non era Dio che me l'ha detto. Ecco perché devo stare alla stanza, passare un tempo... E credimi, non è mai troppo poco il tempo da passare con Dio. E quando entriamo in quella stanza e ascoltiamo Dio, stiamo ascoltando Dio. Non possiamo fare i canti che abbiamo sentito, tu sei la mia vittoria, tu mi risusciti, entro nella tua stanza, risolvi i miei problemi, mi guarisci, a cantare. Ma se poi io non vado nella stanza e mi fermo, no? Come Abramo, come Mosè, quando c'era un problema, andava sul monte, rimaneva lì anche giorni, ok? E quando scendeva, le persone vedevano che era stato la presenza di Dio. Uno, perché sapevano dove stava andando. Due, quando scendeva, aveva un piano diverso, aveva una risposta. Tre, aveva la luce sul suo viso. La sua pelle era così luminosa che sembrava ringiovanire.
Quindi se invece di spendere i soldi per le rughe o andare dall'estetista, tu vai alla presenza di Dio, risparmi i soldi, diventi anche più giovane. Amen? Quanti amen, eh? Ci piace questa cosa. Fatelo. Se non funziona, me lo fate sapere. Cambiamo prodotto. Ok? Perché? Perché noi dobbiamo sempre non dimenticare che quello che facciamo senza Dio sarà solo metà dell'opera. Non possiamo, tutto quello che facciamo deve essere basato su Dio, sulla parola, su Dio, è la stessa cosa. Quindi entriamo nella stanza, ascoltiamo quello che Dio dice e mettiamolo in pratica. Quindi anche noi, come ho detto prima, dobbiamo andare, Dio ci prende, ci porta alla sua presenza e ci porta a vedere come Dio risolverà. Quando io predico, sono sempre conferme di cose che voi già sapete. Sapete se è una conferma, se è una riprensione, lo sapevate già. Perché? Perché Dio vi parla. Qualcuno dice, ah sai, ho letto anch'io quella cosa. Ok, quindi cosa ti dice Dio? Che abbiamo letto tutte e due la stessa cosa? O dobbiamo fare qualcosa su quella parola? Amen? Non basta pensare di stare meglio, ma dobbiamo pensare di guarire e vedere giorni migliori. Se Dio ci porta a far vedere una cosa, non basta dire ok, l'ho vista, oppure speriamo, speriamo di, che tutto sommato riesca a superare questo momento. Dio vuol fare almeno il quadruplo di quello che noi ci aspettiamo. Lui farà cose che non ci pensiamo, che non desideriamo, che neanche riusciamo a sognare. Siamo noi che ci limitiamo. Quindi se io prego per una cosa, non mettiamo limiti. Dio può fare almeno 4 volte tanto. Non pensare di arrivare a una certa età. Pensa di vedere i tuoi figli, i tuoi nipoti, i tuoi prenipoti, no? Pensa di investire molto di più per aiutare, fare, testimoniare di Dio fino all'ultimo giorno della tua vita. Non pensare, adesso sono arrivato in pensione, un po' con la posta, un po' con la banca. Che vita è? Vivi nel Signore, amen? Servi il Signore. Se tu pensi di non servirlo, penserai di stare seduto, giusto? Quindi di non alzarti più. Stai vedendo già la televisione come sarà la tua carrozzina? Quella elettrica, con la copertura d'inverno, con i braccioli ribaltabili, no? Già pensano, quanto posso mettere alla pensione? Così se sto male, c'ho quello. Poi avremo la chiesa piena di queste cose. Perché quello che crediamo, quello teniamo. Vero o no? Se noi ci aspettiamo, ecco perché cambiamo il pensiero in positivo. Pensiamo di stare in piedi fino all'ultimo giorno, no? Vi ricordate Filippo Wise? È morto più di 90 anni, 94 mi sa quanti anni. E fino all'ultimo lui ha viaggiato, ha predicato la parola con i suoi tempi, ma ha servito il Signore. Perché lui sì e tu no, io no? Cosa vuoi fare da grande? No? Vivi, sfrutta tutta la batteria, mo' vedi la batteria è tornata comoda. Fatti ricaricare da Dio. Sì, full, 100% nel Signore, amen? Chi confida nel Signore, non gli mancheranno le forze, ma non chiedere le forze per lavorare 24 ore su 24. Poi dici, Signore, sto male, aiutami. Te l'ho detto io di lavorare tutto il giorno? E se io voglio farti fare un lavoro e guadagnare per 10? Vabbè, Signore, mo veramente stai a dire. No? Fai il tuo 50% e comincia ad aspettarti che l'altro 50% lo faccia Dio. Amen? È il nostro Dio? Siamo in società con Lui? Avete pagato la quota? Allora dobbiamo aspettarci queste cose. Non è un parlare, deve essere uno stile di vita. Non devi vivere una giornata senza pensare di non ascoltare quella parola che abbiamo detto prima, la parola profetica. Andiamo a rileggere, è troppo importante. In 2 Pietro 1,19,
noi abbiamo anche la parola profetica più certa, a cui fate bene porgere attenzione, come una lampada che splende in un luogo buio finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Una parola profetica più certa di questa non ce n'è. Io non, quando ti dico, tu non devi neanche aspettare che il pastore ti dica tu sarai apostolo, profeta, evangelista, dottore, missionario, fregatene. Tu, se metti in pratica la parola di Dio, qua c'è scritto cosa sarai, cosa potrai fare, no? Quale barriera potrai superare. Tutto qui. Noi abbiamo, ed è per questo che tu brilli, quando la parola vive dentro di te, il cibo che abbiamo mangiato, il pure latte, no? Ti fa crescere, e avrai pure una stella luminosa su di te. E non te la dà il pastore, non te la dà quello a fianco, non te la dà il predicatore di turno, te la prendi tu quando ubbidisci. Amen? Ecco perché possiamo predicare per la strada e dire vieni al Signore, accetta il Signore e la tua vita sarà benedetta, la luce splenderà su di te, punto. Poi stare insieme è normale, perché un conto è sentire, un conto poi mettere in pratica la vita di chiesa, no? Un po' come la vita di coppia. Mica ci hanno insegnato a fare il papà, la mamma, il marito, la moglie, no? Però con Cristo noi possiamo cambiare, possiamo guarire, possiamo mettere a posto tutto quello che è nella nostra vita. Amen. Tante volte, ecco qua, quello che contamina la nostra fede, l'ottenere risposte o risultati da Dio, sapete che cos'è? È un'anima contaminata. Quando la nostra anima è contaminata, questa ostacola l'avere la risposta, i miracoli di Dio. E per anima intendo il cuore ferito. È la chiave di tutto. L'anima contaminata ostacola la fede per il miracolo. Ecco perché tante volte una delle prime cose che Dio chiede, che cos'è? Quella di perdonare. Non credete alle persone che non perdonano. Se tu vedi qualcuno che dice di essere un cristiano, ma senti che ce l'ha con qualcuno, allontanati. Su Yux abbiamo un problema. Dobbiamo allontanarci immediatamente. Perché coloro che non perdonano sono gravemente feriti, no? E quindi non hanno fede. Non, anche se vanno in chiesa, Dio non può agire. Per quello ha detto, se tu non perdoni gli altri, io non perdono te. E le vostre preghiere saranno impedite. Non ci sono altre spiegazioni. Ok? Quindi, se vuoi essere benedetto, prima di allacciare la cintura, devi assicurarti che hai perdonato e che perdoni ogni singolo episodio nella tua vita che ti ha ferito. È importante. Per la mancanza di perdono nel nostro cuore, come abbiamo visto, contamina la nostra fede e ci impedisce di avere il miracolo. Tante volte ho visto accadere miracoli, le malattie che erano lì da anni. Ho visto persone che me le hanno portate, che erano da anni e anni, decenni, che avevano dei problemi. Nel momento in cui stavo per pregare, ho visto dei flash, o la parola di Dio, ho detto questa persona prima di tutto deve perdonare. Ecco perché tante volte noi, se non siamo a posto con Dio, quando andiamo a evangelizzare, non portiamo frutto. Perché in realtà non riusciamo a vedere quello che sta nella vita della gente. Noi non possiamo pregare che tutti guariscano. Se non sappiamo la causa di che tiene malata quella persona, se è un demone, tu non puoi pregare, tu devi liberarlo. Come fai a saperlo? Vi ricordate? Il padre del bambino è andato da Gesù, ha detto, Gesù guarisci mio figlio. Molti di noi avrebbero detto, pastore, ma Gesù guarisce tutti. No. Gesù ha detto al padre, se tu non credi, io non posso guarire tuo figlio. Ma dai, è venuto qua da te, perdonalo.
Sei Dio, mo che fai? È stato esplicito. Non lo posso guarire. Quando il padre ha capito, ok, allora dammi la fede. Ok, adesso guarisce tuo figlio. Hai capito che te ne devi andare qua? Guarito tu e guarito tuo figlio. Se lui non avesse fatto quello, quell'uomo, anche se avesse guarito il figlio, lui non aveva la fede. La fede di credere in Dio. È molto chiaro. Dio è semplice. Amen? E anche se ci dice no, è per farci capire. Come quella donna ha detto, io non do da mangiare i cani. Quanti di noi, se il pastore non risponde o non fa, il pastore, Gesù ha detto, io non ti do la preghiera, io non posso prendere cura di tua figlia. Io sono qua per il popolo di Dio, tu per me, il tuo paese, la tua nazione, siete come i cani. Ha una bambina. Ha la mamma di una bambina. E sta scritto, non l'abbiamo inventato, proprio perché noi dobbiamo andare oltre. Quando uno è orgoglioso, non vengo più, l'umile fa niente, è come dici tu, ma dammi una briciola. Caspita, sii guarita tu, sii guarita la tua famiglia, sii guarita tutta la tua generazione. Amen. Se Dio c'è un problema, non agitiamoci, non ci arrabbiamo, perché forse Dio ci vuol far capire qualcosa di molto più importante e probabilmente ci siamo così incastrati in una strada che non lo vogliamo capire e non cambierà mai. Se tu vedi che la tua situazione non dura più di 6 mesi e comincia 1 anno, 2 anni, c'è qualcosa che non va, amen? Non far finta di non vederlo. Poi vedremo, non è ignorando il problema che si mette a posto, ma è affrontandolo, amen? Ora non so se la mancanza di perdono provoca direttamente una malattia, non posso dire che è così, ma certamente il perdono guarisce subito. Anche se so che quando noi pecchiamo è come se impediamo a Dio di produrre una benedizione, no? Abbiamo visto che il peccato di Israele ha fatto smettere di piovere su Israele. Che il peccato dell'uccisione di quel popolo, no? Dei Gaboniti, che Davide uccise quelle 7 persone da dove discendeva, alla fine ha prodotto maledizione sulla terra e quindi anche Gesù, Dio poi ha dovuto riscattare quella maledizione. Quando c'è il peccato colpisce tutto, tutta la famiglia, tutta la nazione, no? Noi siamo in Italia, siamo nei guai perché abbiamo delle persone che non hanno più onore, non hanno più umiltà, non hanno più orgoglio. Si vendono l'anima, si vendono l'acqua, si vendono tutto. Noi dobbiamo pregare per questo, non per un partito X, ma proprio perché le persone possano sentire un peso verso la nazione, verso il povero, verso Dio. Amen. Più sono lontani da Dio e più approveranno leggi contro le persone normali. Povere, semplici. Forse dal momento in cui inizia il non perdono nella nostra vita, è come se da quel momento incomincia a mancare la giustizia, la giusta e continua alimentazione di quella parte. Quando noi comincia l'episodio che ci fa male, noi scatta il non perdono, l'odio, no? E abbiamo visto che tante malattie sono psicosomatiche, no? E quindi probabilmente dal momento in cui noi iniziamo ad avere un odio, un rancore, è come se il corpo stesso, in quella parte del corpo, non riesce più ad alimentarlo come dovrebbe. Tant'è vero che la maggior parte delle malattie del non perdono sono tumore, il cancro, il fegato, lo stomaco, i polmoni, no? La pressione, tutta una conseguenza che va lì. A seconda poi di dove siamo feriti, anche la parte chiamata in causa ha dei problemi. Coincidenza che quando tu conosci Gesù e perdoni,
senza prendere, senza neanche imporre le mani tante volte. Ho visto tante guarigioni dove neanche ho pregato, solo abbiamo parlato e pregato per il perdono e la persona da lì a poco, se non immediatamente, ha notato subito una guarigione o un miglioramento progressivo. Amen? Perché Dio ci ha creati anima, spirito e corpo. Non possiamo distaccare la testa dal corpo, il corpo va da una parte e l'anima va dall'altra. No, se tu sei triste, il tuo corpo sta male. Amen? Non dobbiamo dimenticare che Dio prende cura di tutto. Dobbiamo guarire l'anima. Una volta che la nostra anima è guarita, ci liberiamo da qualsiasi cosa è un peso nella nostra anima, nel nostro cuore, inizia la prosperità, la gioia, la guarigione, perlomeno la forza di affrontare tutto e metterlo a posto. Amen? Certe cose accadono subito, altre ci vuole del tempo, ma a quel punto hai la forza per farlo. È importante prendersi cura del corpo, ma anche necessariamente cura dell'anima. Noi curiamo il corpo, no? Andiamo in palestra, facciamo dello sport, facciamo una dieta, un'alimentazione, ma quanti curano l'anima? Sembra quasi che quest'anima, questo cuore al centro, che poi è il centro della nostra vita, deve sopportare di tutto. Problemi nel lavoro, problemi a casa, problemi personali, problemi emotivi, problemi fisici. È lì che prende botte da tutte le parti. Non deve essere così, perché Gesù ha detto: conserva la mia parola nel tuo cuore, nella tua anima. E se l'anima è martoriata, la parola non ci entra. Ecco perché ha detto: l'unzione è su di me per guarire coloro che hanno il cuore rotto, perché dove lui deve depositare la verità è il cuore. E quando noi predichiamo, la prima cosa da fare è liberare il cuore delle persone e assicurarsi che il suo cuore è libero. Tanta gente non cambia, pur sapendo le cose, perché il cuore, l'anima, non l'hanno data a Dio, non hanno fatto questo cuore nuovo. Amen? Non c'è questa esperienza. Ma quando tu sei a posto col cuore, sei a posto con tutti, no? Come per dire, vedi carabinieri, non hai problemi, perché paghi l'assicurazione, lì paghi il bollo, la macchina ha fatto la revisione, rispetti i limiti, di cosa hai paura? Quando hai paura? Quando abbiamo la coscienza sporca. Amen? Ecco perché uno dei frutti dello Spirito Santo è la gioia, è la pace, la pazienza, la mansuetudine, l'autocontrollo. Tutte queste cose in cui Dio ci dà il controllo delle nostre emozioni. Lo Spirito Santo ci dà i frutti per controllare le nostre emozioni. Se noi ci facciamo guidare dalle emozioni ferite, noi facciamo dei danni. Quando uno è ferito nelle emozioni, neanche con Dio va d'accordo. Non lo rispetta, non ha fiducia, e dubita, e si fa un modo suo. Isaia 61:1 fino al 3, prendete, la prima parte è la stessa di Marco 8:32. Isaia 61:1 fino al 3. Lo Spirito del Signore, l'Eterno, è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per recare una buona novella agli umili, mi ha inviato per fasciare quelli dal cuore rotto, a proclamare la libertà a quelli che sono in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri, e proclamare l'anno di grazia dell'Eterno, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che fanno cordoglio, per accordare gioia a quelli che fanno cordoglio in Sion, per dare loro un diadema invece della cenere, l'olio della gioia invece del lutto, il manto della lode invece dello spirito abbattuto, affinché siano chiamate queste querce di giustizia, la piantagione dell'Eterno per manifestare la sua gloria. No? Oppure Isaia 55:3 dice: porgete l'orecchio, venite a me, ascoltate, la vostra anima vivrà,
e io stabilirò con voi un patto eterno, secondo le grazie che stabilì e promesse a Davide. Vedete? Lui vuole ricordarci che ha stabilito un patto, che nella sua parola c'è l'olio dell'unzione e della gioia, che non vuole che noi stiamo male. Quindi, vedete, noi non dobbiamo dire cosa Dio vorrà per me. Le cose brutte me le manda Dio. No, assolutamente. Abbiamo preso una strada sbagliata e stiamo soffrendo. Noi potremmo dire sto soffrendo per Dio se perdo il lavoro o mi picchiano o mi perseguitano perché sono un cristiano. Quello lo dobbiamo mettere in conto. Ma tutto il resto sono conseguenze della nostra disobbedienza. Punto. Noi stiamo a parlare con Dio, invece di pensare all'anima, alla vita eterna, ai doni dello Spirito, al soprannaturale, al regno di Dio, molta gente sta parlando con Dio, Signore, lo stipendio da 1.200, lo voglio 1.400, Signore, invece di 100 chilometri lo voglio 50, Signore, le ferie invece di 10, 12 giorni, cioè, lo stanno parlando come se fosse qualcuno che devono barattare qualcosa. Ma se tu segui Dio, non ti devi neanche preoccupare di queste cose, perché dice queste cose ti verranno a trovare. La sfida tua deve essere, ok Signore, io mi fermo, faccio ciò che mi dici e mi aspetto che le cose mi verranno a trovare, perché io credo nella tua parola. Ma se invece io dico, amen, credo questo, però mi faccio lì, faccio là, non dormo, non riposo, mi stresso. Dio mi sta benedicendo, no, ti stai inguaiando da solo. Poi che facciamo? Dio, c'ho lo stress, il corpo non va bene. Quando il corpo dà dei segnali, vuol dire che c'è un problema spirituale. Fermati, ascolta. No? È come quelli che fumano, pur essendo credenti, poi chiedono a Dio di essere guariti dal tumore. Guarda che Dio aveva detto di non fumare, di rispettare il corpo. Ma tante volte anche il troppo lavoro uccide. Giusto? Quindi attenzione, dobbiamo essere coerenti con quello che Dio dice. La vita questa è. Quanto tempo passiamo con Lui? Abbiamo sperimentato che le cose ci raggiungono? Ora, non è che sto spingendo a essere fanulloni, che c'è qualcuno che non fa niente, dice, ma a me non arriva nulla. Ricordatevi, la fede è come una medaglia. Se tu la metti al centro, vedi tutti e due i lati. Come la sposti appena appena, una sparisce. Vedrai più una che l'altra. Quindi il giusto equilibrio. Fidiamoci di Dio e della sua parola al 100%. Quando noi crediamo in Dio, noi abbiamo completato quello che è la fiducia, quello che è il patto. E quindi io ho aspettative. Se io faccio il mio 50%, lui fa il suo. Non posso dare di meno. Venite a me e io vi ristoro. Se io non vado da Dio, non entro nella stanza, non faccio come Mosè sul monte, non vado come Abramo al Roveto. Cioè, capito? Cosa succede? Pietro e Giovanni andarono sul monte con lui. E videro la dobbiamo sempre andare nei posti migliori, spiritualmente parlando, perché lì noi riceveremo l'unzione. In ogni situazione difficile e dolorosa, non dobbiamo aver paura di stare fermi, soprattutto davanti alla presenza di Dio. È proprio in quel momento che devi stare fermo. Chiudi la porta, vai là e continua a pregare. Signore, fuori ho tanti problemi, stanno arrivando le scadenze, sta arrivando il momento, non so cosa devo fare, ma io non mi muovo di qua, ti lodo, ti cerco con tutto il mio cuore. Spirito Santo, riempimi, portami alla presenza del Padre, che mi dia direttive. Dimmi cosa farò, io sono pronto ad affrontarla, con qualsiasi cosa dovrà accadere io ti sarò testimone, non perderò la mia santità, non perderò il mio rapporto con te. Satana, anche se non dovesse riuscire, io non rinnegherò Dio, anzi parlerò di più di Dio. Io alcune volte, quando ho fatto consulenza, davanti a persone che avevano gravi problemi di vita e di morte, ho detto, ma tu, se la cosa va male, cosa farai? Continuerai a seguire Dio o rallenterai? E devi essere sincero. Mettiamo che questa cosa, questa persona che tu ci tieni, morirà.
Ti vedrò settimana prossima in chiesa? Verrai e rimarrai e servirai Dio? O te la prenderai con Lui? Ho dovuto fare così, per fargli vedere a quelle persone il motivo per cui stavano cercando Dio e che cosa stavano promettendo a Dio. Quando tu sai, superi questa cosa, allora tu sei pronto, perché non ti tiri più indietro. E il diavolo dice, ok, non lo tocco. Ecco a chi non va a toccare il diavolo, alle persone che sa che in qualsiasi momento della vita avranno sempre la fiamma accesa, non la spegneranno mai, non molleranno mai. E questo non te la posso dare io. È una tua posizione di fede. Il tuo 50% deve essere questo. Bravo, servo fedele. Ti darò molto. Diventerai il 100% per me. Fatti una domanda. Sei il 100% per Dio? Perché se non c'è, è chiaro che non puoi aspettarti fiamme, fuoco, no? Fuochi d'artificio. Sei mancante. È per questo che veniamo in chiesa. Per migliorare, per capire. Ma a un certo non possiamo capire per 10 anni, no? C'è la salvezza, un giorno è o ti salvi o non ti salvi. O ami il peccato e disubbidisci a Dio, o odi il peccato e segui Dio. Non c'è una via di mezzo. O c'è acqua buona o c'è acqua cattiva. O la luce nel tuo occhio o le tenebre nel tuo occhio. O ami o non ami. Non puoi dire, Signore ti amo, adesso mi prendo un tempo di riflessione. O lo ami e lo segui o lo perdi, punto. Ricordiamoci il giorno in cui siamo venuti a Dio e da dove venivamo, quali erano le situazioni nella nostra vita. La verità è che dobbiamo confrontarsi all'insorgere del problema. Come arriva il problema? Subito, guardalo. Che cos'è questo problema? Da dove viene? Che radici ha? Se non l'affronto, dove mi porterà? Cosa vuole che Dio faccia io con questo problema? Dobbiamo affrontarlo immediatamente. Le cose che non affrontiamo non è che vanno via, dici no, non ne voglio parlare. Fai come lo struzzo, no? Metti la testa nella sabbia che non vedi il leone, invece il leone ti vede e dici ok, il pranzo è servito. Oppure, come fanno altri, lo mettono sotto il tappeto. Ma essendo un problema, cresce, come il peccato, cresce, deve essere tolto, deve essere combattuto. Se un problema non si metterà a posto da solo, non speriamo, non è sperando o peggio ignorandolo che va via. Spero che sparisce o non voglio vederlo così se ne va. Come il non perdono. Ok, no, io ho perdonato, lui per la sua strada, io per la mia, ho perdonato. Non hai perdonato. Quando una persona ritorna a parlare di quella situazione o di quella persona, devi capire che stai parlando con una persona rancorosa. Persone che raccontano ancora fatti vecchi vuol dire che sono persone rancorose che hanno ancora un problema nel loro cuore e quindi stai parlando con una persona che non è benedetta. Non che Dio non vuole benedire, ma che lei non vuole obbedire. Chiaro? Quindi insegniamo, verifichiamo subito, marito, moglie, figli, fratelli della chiesa, se vedi qualcuno che perdona, cambia, no, non puoi vivere così. No, ma io ho perdonato. No, forse l'hai messo sotto il tappeto, ma non l'hai mai confrontato e te lo stai portando dietro. La verità è che se la parola di Dio è la nostra guida, possiamo. Se la parola di Dio non è la nostra guida, noi possiamo sbagliare. Se la parola di Dio non è la nostra guida, noi possiamo sbagliare. Ma se è la nostra guida, noi non sbaglieremo mai. Tu non sbagli mai a perdonare. Dici che faccio bene? Ma non sono neanche domande da fare, devi perdonare subito e sempre, amen?
Chi non perdona è la persona che sta male. È importante. La prima causa del cambiamento comportamentale è la conoscenza. Quando tu conosci il problema, quando tu conosci la situazione, allora cambi. Ma se non conosci, tanta gente rimane lì perché non sa cosa può accadere. Quando ci nutriamo della parola di Dio, noi influenziamo le nostre emozioni. Si vede chi legge la parola di Dio, chi la mette in pratica, perché cambia. Perdoni, ami, ubbidisci, servi. Quando noi non leggiamo o ignoriamo la parola di Dio, non perdoniamo, pecchiamo, inventiamo scuse, tutto quello che è negativo. Quindi la parola di Dio ci influenza positivamente. Conoscerete la verità e la verità vi darà la libertà. Liberi dal non perdono, liberi dalla maledizione, quello che stiamo sentendo stasera, liberi dalle cose, dalle malattie. Tanta gente, no, sta inventando, adesso con Facebook escono personaggi di tutti i tipi, di tutte le qualifiche, e la gente li segue, pagano anche gli abbonamenti, le cose, le applicazioni che ti dicono, no? Adesso inventeranno 4 parole la mattina di queste, poi come reagisci ti mandiamo la frase da dire il pomeriggio, no? In modo che tu, quelli ti guidano per la ginnastica, c'è quelli che guidano per il cibo, e adesso inventeremo le cose che ti fanno stare bene emotivamente. Tu mi dici come stai, io ti dico il versetto che devi mettere e tu, oh, oggi ho letto questo e sto bene. Perdona il nemico, leggi questo versetto, no? Basta che paghi e vedi l'applicazione, va fatta, non è male l'idea, ma ci mettiamo d'accordo, ok. Signore, vedi, ti fa fare gli affari subito, mo farò l'applicazione per questa cosa. Consulting spirituale gratuitamente all'inizio, devi mettere l'amo, no? Ebrei 12,15 dice: badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spunti alcuna radice di amarezza, tornando al messaggio di domenica, no? Che vi dia molestia, attraverso la quale molti vengono contaminati. In un'altra traduzione dice che la radice dell'amarezza è la causa di molti mali, no? Contaminati, questo vuol dire. Ricordate l'immagine dell'albero e le radici? Se una radice si ammala, tutto l'albero poi ne risente. E una di queste radici cos'è? L'amarezza. Quando rimaniamo amareggiati, quando ci feriscono, quando ci fanno un torto, e da lì nasce il non perdono. Dopo il non perdono viene il risentimento. Vi ricordate il risentimento? Il disco che... risentire sempre il solito problema. E lì inizia l'ansia, inizia la depressione, no? Il risentimento, fino ad arrivare anche all'ira, alla depressione, dove tu reagisci in modo isterico. Perché in realtà tu hai sempre sentito i problemi, ma gli altri non l'hanno sentito, perché il risentimento lo senti solamente tu. Ok? Il nostro atteggiamento è contagioso. Vedi? Cosa fa il mio atteggiamento? Ti coinvolge. Il tuo atteggiamento è contagioso. Se io sto con una persona allegra, ti viene di essere allegro? Una persona spirituale positiva? Ah, bello, preghiamo. Spirito Santo. Lodiamo il Signore. Quando invece stiamo con una persona apre la porta di casa,
No? Una persona, non ce la facciamo, è stressante, e non mi amano, e non mi vogliono bene, e costa troppo, e va male, e non ce la faremo. Cara, perché sei così? Fate una domanda. No? Vedete? Il comportamento è contagioso. Noi siamo quelli che con Dio possiamo contaminare spiritualmente. E se noi parliamo in un modo positivo, sempre, come partito preso, il cristiano non deve mai, mai parlare negativo, non deve mai parlare delle cose che non gli competono, non devono mai parlare di altre persone, devono parlare della propria esperienza, del proprio Dio e del soprannaturale. Amen? Tutto il resto viene dal diavolo. Amen. Tutto il resto viene dal diavolo. Un cristiano parla solo una lingua, quella del Signore. Se devi attaccare il diavolo, vai e lo attacchi. Se devi parlare con la persona interessata, vai e parli della persona, ma non parlare ad altri di persone. Amen. Parla delle persone che vuoi portare a Dio. Ok? Se già è sbagliato parlare o dire parole negative sui propri figli, è sbagliato dirlo? Li roviniamo? Quindi figuriamoci se parliamo male delle persone, della chiesa, della cellula, della società. Ci sono già quelli dedicati a queste cose. Noi abbiamo conosciuto Dio per essere la luce che brilla, la stella mattutina che brilla su di noi, dentro di noi, amen? Noi dobbiamo giudicare una cosa che dobbiamo fare noi, ok? Noi dobbiamo dichiarare quello che fa il Signore. Gli altri diranno, ma se fate così va male, è vero, ma se facciamo come Dio dice va bene. Noi abbiamo le soluzioni, non i problemi. Troppa gente parla dei problemi e parla delle catastrofi, ma noi parliamo della situazione. Credete di avere già ottenuto. Chi crede in me, nella mia parola, qualsiasi cosa mi chiederà, io la farò. Chi crede in me, nella mia parola. Quindi io devo solo credere in quello che Lui fa. Quindi io sono il 100%. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Amen. Non devi uscire da questa situazione, da questa chiesa stasera, senza lasciare qui la tua vecchia identità, la tua vecchia mente, il tuo vecchio cuore. Basta. È una sconfitta uscire da qui, affrontare il mondo ancora con pensieri sbagliati. Ci vuole umiltà? Umiliati. Devi mettere da parte l'orgoglio? Metti da parte l'orgoglio. Ma chi si abbassa sarà innalzato, amen? Da Dio. Lui ti porta là. Tu togli quello che non ti appartiene, prendi solo il tuo e Lui ti rialzerà. Allora verranno e diranno, ma come hai fatto? Ma come hai potuto? Ma come hai fatto a ricevere? Ma come mai sei così spirituale? Ma come mai sei così positivo? Ma hai sempre parole incoraggianti, sei sempre positivo, non ti lamenti mai di nessuno, ma sei veramente una potenza umana, una potenza soprannaturale. Perché? Perché Cristo vive dentro di te. Noi non abbiamo problemi, noi abbiamo soluzioni. Amen? Amen. Quando siamo positivi, allegri, siamo come una calamità sulle persone. Tutti vogliono stare con te. Sapete come sembra una persona che è negativa? È come avere il disegno della puzzola sulla schiena. Eppure la puzza della puzzola. Ma tu quello viene, Madonna mia! No? Alcuni già li vedi, Madonna mia,
sono negativi a prescindere, sono pessimisti a prescindere, non ce la faranno mai, hanno sempre da lamentarsi. Tu vai nella squadra dell'Inter adesso con Conte e vai a dire, ma come si dice, mister, guarda che qui non tanto mi piace, io penso che così siamo un po'... Quello ti mangia. Non puoi adoperare una parola negativa. Ci devi credere. Cioè, se ci credono loro nel Dio pallone, possiamo credere a noi nel nostro Signore o no? Se loro si obbligano a crederci, no? E se quasi quasi chi parla negativo lo mettono al lato, come se portasse iella. Mamma mia, che è questo? Vai via. Ok? Non parlare negativo nella mia presenza, solo positivo, amen? No? Mi raccomando, da stasera come unici, non parlare negativo nella mia presenza, amen? Ok, siamo arrivati a 99%? Siamo pronti per esplodere? Siamo pronti per il 100%? Amen, gloria a Dio. Se ci innamoriamo di una persona amareggiata, diventeremo amareggiati. Lo sapevi o no? Non è che tu prendi poi nel giorno del matrimonio, dai, sorridi! Quello è amareggiato di natura. Se ce li scegliamo così, così li sono. Allora tu mi dirai, vabbè, come faccio a sposarmi allora? Come faccio a sposarmi? Lo porto a Cristo, gli guarisce il cuore, la testa, e la persona cambia. Ok? Semplice. Ecco perché il 50% deve essere sempre nelle mani di Dio. Troppa gente dice... Vabbè, mi sposo e poi dopo lo cambio io. E fu così che fu cambiato lui. Quindi, come fare? È quello proprio di andare alla presenza di Dio, passare questo tempo e cominciare a mettere in pratica quello che Dio dice, sentire quello che Dio dice, amen. Stasera abbiamo condiviso questo, adesso dobbiamo andare a casa e passare quel tempo meraviglioso e cominciare a vedere. Chiudi i tuoi occhi e dimmi se già stasera tu vedi Dio in una maniera diversa o no? Riesci a vederlo meglio? Riesci a vederlo più chiaramente di altre volte? Sempre con la tua immaginazione, non è una cosa spirituale, no? Però ti posso dire che il fatto che tu lo vedi e come lo vedi ha molto a che fare con quello che stai vivendo tu adesso. Se stai passando un buon tempo con Lui, ti posso garantire che lo vedrai meglio, riuscirai a capire cosa sta dicendo, cosa sta facendo. E dipende da te, sai, non è un esercizio né psicologico né spirituale. Ma è come dipingeresti Dio. E da come lo dipingi, da come lo vedi, parla molto... Ecco, quando le nostre emozioni... Le nostre emozioni, lo stato in cui stiamo vivendo, influenzano la nostra spiritualità. Quindi se non lo vediamo, se vediamo solo una luce, vuol dire che dobbiamo lavorare di più. Se lo stai vedendo e ti sta dicendo vieni verso di me, vuol dire che è da tempo che sei lì fermo e non cambi. Ricordati, Mosè quando scese, da quella stanza aveva un volto illuminato, quindi immagino anche il suo spirito come deve essere. E anche qui, in questo preciso momento, mentre tu chiudi i tuoi occhi e vedi Gesù come lo vedresti nella tua camera, se sei a posto, già in quell'espressione
tu puoi già trarne un beneficio, una gioia. Lascia che questa relazione con Lui produca in te gioia, pace. Quando hai queste cose, tu puoi affrontare la vita con tranquillità. Ricorda, Dio ci può aiutare in tutto. Puoi diventare, anche se le difficoltà sono tante, in questo momento tu puoi diventare una persona allegra, sorridente e cominciare a vedere un lato positivo in ogni cosa. Io ti voglio incoraggiare. Tu ascolta Dio, obbedisci e Lui farà in modo che queste parole diventino realtà. Però sii onesto, non nascondere le tue mancanze, i tuoi problemi sotto il tappeto o ignorarle. Tirale fuori, fagliele vedere. Dì, Signore, ecco, queste sono le mie mancanze. Sapete, uno dei segnali che una persona sta male, è una persona ferita, è l'ipersensibilità. Se la prende subito per tutto, tutto sembra che sia contro questa persona, tutti ce l'hanno con loro, nessuno la capisce, e questo è un chiaro segno di un grande malessere dentro. Sapete, quando una persona è così, ipersensibile, è difficile persino compiacerla. È più facile, si dice, è più facile buttare giù un muro di pietra che compiacere una persona ipersensibile. Non gli piacerà mai niente di quello che dici, di quello che fai, perché è ipersensibile, perché è una persona che ha rancore. Allora, se ci sono qua persone ipersensibili o che stanno ascoltando, chiudi i tuoi occhi, porta la tua suscettibilità, perché sapete, succede poi che poi le persone, a fianco a queste persone, sapete cosa fanno? Diventano accondiscendenti, come per dire va bene, c'è ragione, ma in realtà non cambia. Non gli dicono più nulla per non litigare, perché è come buttare giù questo muro, non ce la fai. Ma se permettono a Gesù di entrare nel cuore, se ammettono di avere questo problema, Dio li libererà. Sapete, ipersensibili vuol dire anche essere tiepidi. Bisogna proprio liberare la propria anima dal risentimento. Perché ricordiamoci, un'anima bloccata blocca la fede, ostacola la fede. Possiamo aver sentito un meraviglioso messaggio stasera, ma se nel nostro cuore abbiamo questa sofferenza, abbiamo questo risentimento, questa mancanza di perdono, noi stiamo bloccando l'opera di Dio in noi. Quindi libera la tua anima dalla rabbia, dalla tristezza e con la preghiera prendi la direzione del perdono. Chiedi perdono. Perdona chi ti ha ferito e chiedi perdono a Dio. È inutile che mascheriamo, addolciamo la pillola, cerchiamo scappatoie. Dio ci chiama a riconciliarci. Non esiste un cammino dove le persone non si impegnano a mettere a posto le relazioni. Non esiste. Non esiste nel Regno dei Cieli, non esiste nella Bibbia. Tutti siamo chiamati a riconciliarci. Ma lo dice per noi. Tu vai e riconcilia, perché tu sarai benedetto, perché mi ascolti e perché sei a posto. Amen. Non esiste né se né ma, né la gravità, né gli anni, né quante volte l'ha fatto. Noi dobbiamo perdonare. Allora l'unzione si muoverà con potenza su di noi. Dio ci chiama a riconciliare, non a mettere a posto il problema, anche se dopo, con un cuore a posto, metteremo a posto anche il problema. Ma tu non puoi pensare di andare a casa, di andare dalla persona, chiunque sia, e dire adesso mettiamo a posto le cose. No. Prima metti a posto il tuo cuore,
lo perdoni, lo dichiari, lo confronti e poi parlerai del problema. Allora metterai a posto le cose. Prima deve partire dentro di noi. Noi non possiamo pensare di mettere a posto un problema nel cuore degli altri quando noi abbiamo un problema di risentimento, di amarezza, di tristezza. Ok? Come possiamo rivolgerci a Dio quando Lui ci perdona e noi ce l'abbiamo con qualcuno? No? La parabola dei due debitori, uno di 10.000 e uno di 500. Che quello è andato a chiedere anche i soldi a quello. Ha detto: scusa, non ti avevo io perdonato, che vai a chiedere a quello che è, tra l'altro è meno del tuo. Quindi Dio ci chiama a uscire da qua stasera, liberi dal risentimento. Quindi adesso prova a vedere l'immagine di chi ti ha ferito, anche se è morto o è morta questa persona, se sono genitori, familiari, coniugi, posto di lavoro, insegnanti, amici. Chiunque ti abbia ferito, ti abbia disonorato, ti abbia fatto soffrire, adesso per ubbidienza, perché non permettere ai sentimenti, il sentimento dice non sono pronto, forse il tuo senso di giustizia direbbe quella persona non lo merita, io ho fatto tanto, quella ha fatto poco, non è questo. C'è un cancro, una malattia e si chiama mancanza di perdono. Se tu non perdoni, tu sei gravemente ammalato. Tu devi perdonare. Perdonate e sarete perdonati. La persona può anche non accettare, può non capire, potrà ritornare alla carica. Ma a te non interessa, perché tu vieni guarito. Quando tu perdoni, tu guarisci. Liberi unzione. Allora inizieranno i miracoli nella tua vita. Ma tu devi perdonare. Ricordati, Dio te lo sta dicendo e tu lo devi fare. Se tu lo fai, Dio completerà l'opera. Allora il risultato di questa obbedienza sarà il 100%. E non puoi andare da quella persona e dire: senti, io ti perdono perché mi hanno detto che ti devo perdonare. Non serve. Devi farlo perché Dio lo dice, perché è giusto. Perché fa bene a te. Tu ricevi benedizioni. E quella persona forse neanche sapeva di averti ferito così tanto e potresti parlargli di Dio. O anche se lo sapeva e vede questo tuo atteggiamento, sarà compunta nel cuore e magari ti dirà: ma come fai a perdonarmi? Io ti ho ferito. E tu lì... Ecco, quando succedono questi episodi, succede qualcosa di meraviglioso. Addirittura incomincia ad amare quella persona. Dice: non ti preoccupare, ho conosciuto Dio, adesso posso fare questo. Anzi, ti voglio bene. Anzi, forse questo dolore che tu mi hai provocato mi ha portato a soffrire e a capire veramente cosa Gesù poteva fare per me. E ora che l'ha fatto, io sono immune da questo tipo di malattie. Una volta che tu hai perdonato, tu riuscirai sempre a perdonare, perché hai capito il meccanismo. È come se hai fatto il vaccino contro l'odio, contro il rancore, non ti colpirà più, amen? Ed è la cosa più bella. Per questo Spirito Santo, ti ringraziamo. Adesso adora il Signore, ritorna a benedire la tua anima. Anima mia, benedici l'Eterno per quello che Gesù ha fatto per noi, per la parola di guarigione nell'animo come nel corpo, per la liberazione, per le catene spezzate che il diavolo porta avanti nel rancore, nella tristezza,
e che poi sfociamo nel parlare negativo, criticare, quando noi siamo chiamati a una nuova vita, amen? Non importa quanti anni di strada spirituale abbiamo fatto, oggi se senti che Dio ti sta parlando in questo modo e hai ancora queste cose, è come se devi nascere oggi nascerai. Oggi Satana perderà il potere su di te. Oggi Dio potrà incominciare una vita spirituale nella tua vita. Per questo, Signore, ti ringraziamo, ti benediciamo. Ma quando diceva, venite a me, voi che siete feriti, travagliati, delusi, sconfitti, ammalati, e io vi ristorerò. E io penso che Dio sta ristorando le nostre vite, i nostri cuori, le nostre emozioni. E se ci liberiamo di questo, nuove emozioni positive, atteggiamenti, come il carattere di Dio, no? Gioia, pace, mansuetudine, fede, autocontrollo, pazienza, amore. Tutte queste cose sono quanto di meglio si deve trovare nella vita di ognuno di noi. Noi dobbiamo assomigliare a Lui, punto. Noi non dobbiamo guardare un riferimento umano, noi dobbiamo guardare sempre al Maestro, a Gesù. Lui raccoglieva tutti coloro che gli andavano incontro. Alcune volte era duro, anche perché col regno di Dio non si scherza, non si approfitta, non si mente. O l'amiamo o non l'amiamo, o ubbidiamo o stiamo disubbidendo. Disubbidire in una vuol dire disubbidire in tutto. Per questo, Signore, vogliamo lodarti, benedirti, perché oggi per noi è un giorno di vittoria. Veniamo con le nostre anime tristi, stanche, oppresse, in difficoltà, ingannate. Forse noi stessi abbiamo chiuso la nostra anima in una fortezza, in una corazza, e gli abbiamo detto: stai dentro. Non mostrarti, non parlare. L'abbiamo soffocata. Mi ricordo una volta una spiegazione dove diceva, dipingeva l'anima, la coscienza, come la finestra da dove entra la luce di Dio. Quando la coscienza è chiusa, Dio non può più illuminarci. Quando noi non ascoltiamo Dio, quando noi neghiamo alla nostra coscienza quella voce che dice non fare così, ascolta il Signore, cambia, quando noi rineghiamo questa coscienza è come se chiudiamo la finestra e Dio non può entrare. Quindi voglio pregare che stasera le nostre coscienze siano aperte davanti a Dio e che la sua luce entri dentro di noi e illumini la nostra vita spirituale, sapendo che abbiamo una parola profetica più sicura di qualsiasi altra cosa. Quindi noi possiamo dire stasera, abbiamo avuto una parola profetica, potente, meravigliosa, per ognuno di noi. E questa parola ci sta facendo crescere e ci sta illuminando su tutto ciò che va fatto e come va fatto. Ed è per questo che siamo in società con Dio al 100%. Ora veramente possiamo esprimere il meglio di noi grazie al fatto che stiamo dando la metà e stiamo ricevendo la metà di Dio, in modo che insieme stiamo costruendo questa cosa meravigliosa che si chiama amore, fede, che si chiama regno di Dio, salvezza, vita, tutto quello che di meglio Dio ha preparato per i suoi figli. Ed è bastato liberare il nostro cuore dal rancore, tristezza, fallimento, dolore. Grazie, Signore. Alziamoci. Adere sempre.